Che tempo da polenta e brasato. Ciao belli, benvenuti sul canale. Oggi faccio un video strano, sapete che io non parlo quasi mai di elettronica. Ah, scusate, non parlo quasi mai di elettronica, però questo è un video che secondo me è interessante. È un altro video informazione, cosa. Ho dovuto arrendermi e comprare un inverter. Perché il computer, quando sono in libera o quando vado a fare i miei giretti, che non vado in area, camper o che cosa, comunque lavorando un po' col computer, giocando, perché lavorare è un'altra cosa, mi si scaricava la batteria, cioè quando edito dei video la batteria scende velocemente. E allora ho dovuto comprare questo inverter, abbastanza carino, l'ho provato prima di fare questo video. Ci ho voluto fare 3 settimane di prove. Funziona. È un'onda pura sinusoidale, non è modificata né un'onda quadra. È proprio un'onda pura, perché altrimenti mi avrebbe dato dei problemi col computer quando ci lavori, comincia a fare interferenze. Un'onda pura da 300 watt con un picco di 600. E adesso ve lo faccio vedere, l'ho ordinato sul famoso Amazon, dopo vi lascio il link qua sotto. Io l'ho comprato in quei giorni che c'era gli sconti di quelle cose di, non mi ricordo come si chiama quella cosa lì, e gli ho dato 47-48 euro, mi ricordo, comunque lì non più di 50 euro. Adesso dovrebbe essere in vendita alla Lolina. Lorina, saluta i belli. Ti sei svegliata? Dormi, Giona. Dovrebbe essere a 50 e qualcosa, 54, 55, tra i 50 e i 60 euro comunque. Comunque funziona, funziona e è una figata, perché non bisogna diventare matti a collegare la batteria, il cavo è grosso, il cavo è piccolo, e questo. Io l'ho, cioè ha due attacchi, lo puoi collegare alla batteria e ha l'attacco per l'accendisigari. Io avendo la presa, questa, la presa che ho fatto io, la 12 volt, lo collego qua, lo appoggio qua sopra, ci attacco il caricabatterie del computer e vai tranquillo. Per quello che è una figata. Certo che se avete esigenze ma di watt maggiori, dovete metterne uno grosso, ma lì dopo dovete fare l'impianto e attaccarlo il più vicino possibile alle batterie. Per me questo basta e avanza. Vorrei provarlo. Scusate, batteria scarica, ho dovuto cambiare la batteria. Comunque stavo dicendo, vorrei provarlo con attaccandoci una televisione, anche se io la televisione non la utilizzo in camper, utilizzo il PC per guardare quello che voglio. E poi, come vi dicevo, non è che io sto lì tanto a guardare la televisione, preferisco andare in giro. Comunque vi faccio vedere questo inverter. Allora, l'inverter è questo, Prez de Wornica, non lo so, Green Cell. È buono, c'ha l'allarme per, anzi, ve lo faccio vedere, ha l'allarme per la batteria scarica, ha una presa USB. Vabbè, la solita cosa, lo attaccate all'accendisigari, come vi dicevo, io lo attacco all'accendisigari qua, lo appoggio lì sopra e ci attacco così. Mentre caricate il computer, potete, volendo, potete caricare anche il telefonino con l'USB. Attaccate, non c'è bisogno, ho notato che tanti inverter dicono che prima bisogna attaccare l'elettrodomestico, diciamo, e poi accenderlo. Questo lo accendete, ci metti dentro la spina e parte. Se va in sovraccarico, comincia a lampeggiare e a emettere un beep beep beep. Basta, l'unica altra cosa, niente. Ecco, vedete che c'è il simbolo dell'onda sinusoidale, onda pura e non modificata o cose varie.
E niente, questo appare così, lo trovate su Amazon, vi lascio, torno a ripetere, vi lascio il link qua sotto. Io mi sono trovato bene, poi c'è chi dirà, ah ma tanto che c'eri potevi mettere quello da 1000, che cacchio ne faccio io quello da 1000. Vi dico che ho attaccato il ventilatore, funziona, perché i ventilatori 50 watt, 60 watt, insomma, consumano. E funziona, perciò anche per l'estate, se volete ci potete attaccare il ventilatore. Oh, torno a ripetere, sapete che io sono per poca spesa, tanta resa. Funziona e l'importante è quello, per quello che devo fare io ce n'è che avanza. Niente, era un altro piccolo video informativo su quello che faccio io di solito sul camper nella giornata quotidiana del camperista. Altro da dirvi, non ho niente. Se avete domande, scrivetemi pure qui sotto nei commenti o, come dico spesso, iscrivetevi anche al canale di Instagram. Vi lascio il link qua sotto. E almeno lì, se avete delle domande dirette, che ognuno dopo, sai, non vuole scriverlo in pubblico, ha delle domande, si vergogna o che cosa, lì vi rispondo. Se riesco, vi rispondo subito perché i messaggi sono istantanei. Altro da dirvi, non ho niente. Speriamo che questo maledetto coronavirus ci abbandoni. Non sto lì a sindacare se è una cosa o l'altra o sull'altra. Io so che ci sono i blocchi, punto e basta. È quello che mi interessa a me, cioè il non poter muovermi liberamente. Poi se, perché tanti hanno cominciato, era solo una questione politica, ah, ma non esiste, non mi interessa. Non sono argomenti che interessano a me interessa solo accendere il mio camper, prendere su la mia lolina e andare in giro, visitare in pace e tranquillità. Grazie ancora a tutti voi che vi siete iscritti, anche quelli che c'erano iscritti, grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Spero di poter fare un video e farvi vedere una nuova. Ho visto che vi fa piacere vedere i video che vi mostro le aree camper, come mi sono trovato, quanto si spende. Avete visto che io vado alla ricerca di aree camper un po' carine, dove non si spende cifroni. Poi se trovo dei posti in libera, naturalmente, tanto meglio. E niente, ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora. Alla prossima. Ciao belli.